Ciao a tutti e a tutte ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio l'home tour della mia casa dei sogni, no scherzo, della casa che abbiamo preso per passare qualche giorno in relax. Siamo io e Giulia con i quattro cagnolini. Ve lo devo dire ragazzi, tra la mia face dopo una nottata con tutti e quattro nel letto. Comunque, a parte ciò, si sono appena spenti gli irrigatori stamattina, quindi ve la posso far vedere. Buona visione, spero che vi piaccia tanto quanto piace a noi. Allora, qui c'è il cancello d'ingresso, i secchi per l'indifferenziato, ok? E qui c'è tutto il vialetto con il giardino che già vi faccio uno spoiler, immenso, va anche tutto dietro. Si prosegue sul vialettino, ci sono queste lucette bellissime, le abbiamo accese ieri sera, veramente top. Qui c'è tutta una sorta di verandina con i fiori, lì poi si va direttamente alla cucina e qui in teoria c'è la porta d'ingresso vera e propria, ma praticamente non l'abbiamo usata. Barbecue. Qui abbiamo questa parte bellissima, c'è un albero stupendo e come vedete ci hanno montato proprio la casetta sull'albero. Sto malissimo, è stupenda, una cosa meravigliosa. E già qui ci troviamo il portico, il gazebino, vedete, è tutta una struttura chiusa. Ieri sera ci siamo messi a cenare qua, bellissimo, c'è questo tavolo in pietra che è qualcosa di fantastico. Qua gira e appunto qui ci sono tutti i divanetti, le abbiamo messo acqua per le Huawei. Lì si entra in casa, prima però vi faccio vedere fuori. Eccoci qua. E poi qui si va direttamente alla piscina. Lì c'è un altro gazebo ed è veramente, veramente meravigliosa. Adesso l'abbiamo ovviamente utilizzata, quindi non vedrete le cose lì indeppinte. Magari ci sarà qualcosina in giro. Però questa è la piscina. È veramente bella, bella, bella. Qua tutto bagnato dagli irrigatori. Eccoci qua. Intanto vi faccio vedere prima il gazebo. Lì c'è la mia Betty Lou, la mia macchina. È stato veramente comodo ieri. Facciamo avanti e indietro dalla piscina al divanetto. Veramente super relax. Poltrone, sdraio. Ed eccoci qua. C'è di tutto: poltroncine, sdraiette. Lì c'è la doccia all'infondo. Questa è la piscina. Qua i gradini. Poi si va. E proseguendo qua, allora appunto lì c'è la Betty, il cancello per entrare con la macchina. Lì sotto poi si va nella sala hobby, che però in questa casa hanno costruito proprio altre camere. Anzi, probabilmente è più grande sotto che sopra per quanto riguarda le camere, perché questa è una casa da 12 ospiti. Hanno fatto questa piccola parte coperta, adesso ve la faccio vedere meglio. Infatti si scende da qui, allora qui c'è tutta l'altra parte del giardino che è immenso. Cioè, a una persona normale basterebbe anche un sesto di questo giardino. Infatti il dietro non l'abbiamo praticamente utilizzato, ogni tanto ci perdevamo qualche cane, ma tutto recintato per fortuna. Giusto Icy che è piccola, ogni tanto me la perdo, anche adesso non so dove sia, molto bene. Allora, qui vedete c'è l'altro piccolo appunto patio che hanno creato qua sotto. E poi vi faccio vedere anche la sala hobby lì. Torniamo su adesso e vi faccio vedere allora, la visuale da quest'altro lato che è meraviglioso. Ed entriamo anche dentro casa. Allora, una volta entrati abbiamo questo divano con tutte le lucine, questo tavolo di design. Qui c'è un altro puffo col cuscinetto dei cagnolini. È veramente un sacco carino. Lì c'è la TV. Poi andando qui troviamo il tavolo con sempre ovviamente tutte le nostre cose appoggiate, i cagnolini che giocano e ho trovato anche Icy che ovviamente è dietro la tenda. Che si fa? Ti sei chiusa qua? Eccoti. Qui c'è un pezzo di design, appunto quello è diventato il divanetto dei cagnolini dove giocano. Ciao a tutti. Ciao. Gli abbiamo messo la traversina, sono stati veramente bravini. Qui c'è un mobile, guardate, si aprono così con tutte le robine dentro, ci sono state molto utili queste ieri sera. E di qua proseguiamo. Allora, qui c'è la cucina, camere. E qui sotto c'è appunto la sala hobby che vi faccio vedere dopo. Ecco la mia amica che ci lascia. Ciao. I cagnolini che la seguono. Qui appunto c'è la porta d'ingresso che vi ho fatto vedere prima. E qui si accede alla cucina. Come vedete, in realtà non è che ne abbiamo usata tanta. Infatti ci sono giusto i bicchieri, i piattini sporchi che adesso cerchiamo di pulire. Lì c'è la parte della dispensa, il tavolo, guardate che bello.
in marmo e ci hanno lasciato questa crostata per stamattina. In realtà l'abbiamo sgranocchiata anche ieri sera. Finestrella, vasetti, secchi per l'indifferenziata. Qui c'è il frigo, forno, eccetera, eccetera. Poi qui mi vedete a me e qui c'è la porta per le prime tre camere, sì, sono tre camere qua. Quindi qui abbiamo un altro specchio. Per di qua c'è un armadio a muro che non sappiamo cosa c'è. E il primo bagnetto, eccolo qua, che ha la doccia e vasca. Qui c'è la camera, tra virgolette, dei bambini, nel senso mi sembra molto così. Ok. Proseguendo per di qua c'è un'altra camera, che in teoria ci sarebbe dovuta dormire uno di noi, ma qui la Giulia ha paura di dormire da sola e quindi niente. Ci siamo chiusi tutti in una stanza. Wow, ciao! Qui c'è il nostro bagno in camera, ovviamente con tutti gli asciugamani sporchi. Fate finta che non ci siano. Questa è la camera, qui c'è il mio cappello di paglia, che mi è stato molto utile per non scottarmi. La TV, lì c'è una toiletta, la mia borsetta. Che brava Giulia, hai rifatto anche il lettino, guardate che brava, è stata veramente top. E niente, poi si prosegue, ora se ti nascondi, si prosegue direttamente in sala hobby. E qui, la cosa figa, ci sono tutti i mesi sulle scale, quindi 12 step di scale. Qui che fate ragazzi? Eccoli là. E niente, scendiamo giù. Che vi devo dire? Andiamoci a fare una cultura. Siamo scesi soltanto due volte. È verissimo che si sta più freschi. Qua è tutto sistemato così. Prima c'è un'altra proprio casa. Questo è un tavolo gigante se lo apri. Un candelabro, uno chandelier. Un candelabro. Eccola là. Guardate che specchio gigante. Spero che non mi inquadri. Qui abbiamo divano, poltroncine, camino addirittura e questo tavolo, sempre con un altro chandelier. Cioè, che favola questo tavolo. Poi ragazzi, ho un fetish per le cucine con l'occhiello, adoro. Qui abbiamo un mobiletto, la sezione qua ve la faccio vedere dopo. Prima andiamo di qua, appunto, nella cucina. Ho acceso un po' di luci, magari lo devo far prima. Guardate che carino questo pezzo, magari per fare la colazione. Niente, adoro. Qui c'è un altro frigo di quelli a doppiante. E qui c'è pianale in marmo, fornelli, alzatine per i dolci, caffè, piattini, bicchieri. Veramente top. Dopodiché qua c'è il mio studio per registrare i video. No, se fosse casa mia probabilmente sarebbe il mio studio, perché vedete, è un'altra camerina così, diciamo, singola. Sarebbe top per lo studio. Guarda, c'è anche già il tavolo per registrare. Vedete, lì fuori si vede il patio che vi ho fatto vedere. Qui vi faccio vedere cosa abbiamo. Allora, qui c'è una piccola dispensina con tutte le cose, diciamo, per pulire, quindi per ora la chiudiamo. Poi qui abbiamo un'altra camera che è veramente un sacco carina. Vedete tema Marilyn, vedete tutti i quadri. Ah no, lì però c'è Audrey Hepburn. Vabbè, niente, non è tema Marilyn allora. Ma guardate questo tavolo, Giulia, l'hai visto questo tavolo? Che favola, è bellissimo. Sì, è bellissimo, è tipo una torretta. Cioè, altissimo. Ma qui ci sarebbe un altro chandelier. Ma adesso ogni volta che dirò chandelier. E qui ragazzi c'è la mia, questa sarebbe stata la mia camera con cabina armadio, ovviamente. Eccola qui. Sapete che ho sempre sognato una cabina armadio? Ma perché non abbiamo scelto sta camera, che è gigante? Ed è anche fresca? Non lo so, non lo so. Ci siamo soffermate su. Qui c'è un'altra camera, è veramente gigante. Anche questa è carina, guarda che letto basso che ha. No, e chi dormiva, oh? Perché non ti piace così No, è flat? bellissima, il problema è che i cani non sai che è casino. Vabbè. Sì, ragazze, scorrevole, Ecco, si è allora, aggiunta. mi vedete? E niente, qua vedete c'è tipo un piccolo patio privato, hanno fatto. Vediamo se si apre, si apre. Ma Eccolo dai, qua. seriamente, ma perché non ci siamo state qua? Boh, niente, questa parte non ce la siamo goduta. E poi ragazzi, pezzo da 100, il bagno. Infatti dovevamo venire giù, non ci abbiamo capito niente. Vabbè, sarà per la prossima. Eccolo qui, eccolo qui. E
E qui c'è una vasca idromassage con questa cascata di conchigliozze. Molto carina. C'è anche una mini TV, non l'avevo vista. Questa è quindi tutta la casa, questa è la parte sotto. Risaliamo su sperando che i miei cani ci siano, che sono un po' sciocchini e non scendono. Amore, mi stavi aspettando lì, mamma. Ma perché non le fai? Eccoli, ci stavano aspettando qui. Torniamo fuori che qua si schiatta di caldo. Mi faccio tornare ad ammirare fuori. Ci stanno anche belli freschetti. Detto ciò ragazzi, spero il tour vi sia piaciuto, la casa vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate un bel pollicino. Iscrivetevi se ancora non lo siete. Noi ci vediamo nei prossimi video e vi mando un mega bacio. Ciao!